Questo cammino di fede ha diverse tappe, noi non le conosciamo, Dio le conosce, sa dove dobbiamo cambiare, quali passi dobbiamo fare per imparare a fidarci di Lui e camminare sempre dritti sulla sua via. Facciamo un esempio semplice. Un bambino abituato ad andare col triciclo non può capire come una bicicletta possa stare in piedi senza le rotelle a destra e a sinistra che la stabilizzino. Magari lo vede fare dagli adulti, ma se ci prova lui, casca per terra. Quante volte nel tentativo di poter prendere possesso di questo mezzo, la bicicletta, il bambino cade per terra perché com'è possibile stare in equilibrio su due piccole ruote rotonde? Già la pianta dei piedi è molto più ampia per garantire l'equilibrio del corpo, ma due ruote rotonde proprio non sono garanzia di nessun equilibrio. Finché il bambino prova a stare in piedi sulla bicicletta senza le rotelle, di per suo conto, cioè stando da fermo, cadrà sempre, si farà male, piangerà, si scoraggerà, perché dice: ma come mai tutti vanno e io non ce la faccio? Quando quel bambino comincerà a pedalare, cosa che per lui è un rischio, perché cadere da fermo significa farsi male, ma fino a un certo punto. Cadere in movimento, tanto più è veloce il raggio della bicicletta, tanto più dolorosa la botta che uno fa quando cade per terra. Quindi è un rischio per lui maggiorato rispetto a restare da fermo. Però nel momento in cui comincia a pedalare, comincia anche ad acquisire una stabilità provocata appunto dal movimento, e su quell'equilibrio stabile, forte, provocato dal movimento, lui può imparare ad andare in bicicletta. Allora, quella cosa che gli sembrava impossibile umanamente da fare, stare in equilibrio in piedi su due ruote con una base così piccola, diventa possibile per causa del movimento, dell'effetto cinetico fatto dal pedalare su quella bicicletta. Per noi che cosa significa? Imparare a vivere di fede significa un rischio maggiore di quello che si vive quando non si vive di fede, anzi a volte proprio un rischio mortale. Se uno prende fiducia perché, conoscendo Dio, sa come Lui si comporta nei nostri confronti, che per esempio Dio non è bugiardo, non prende in giro nessuno, fa le cose sempre sicuramente per il nostro bene, ma per capire questo e crederci troppo ce ne vuole, ecco allora che la persona impara ad andare dritti in bicicletta, cioè a non vivere più di ragionamenti umani ma di fede. La scelta di vita di questa persona, il tenore di vita, quello che fa, dice, pensa, progetta, sarà totalmente diversa dalle scelte di vita che fa uno che vive secondo la via di natura. E adesso vediamo che cosa è successo dopo la preghiera fatta da Abramo insieme ai due uomini, quando aveva dalla montagna sotto di sé il panorama di Sodoma. Vi ricordate che Abramo chiede che Dio risparmi questa città, la quale invece aveva avuto la sentenza di istruzione da parte di Dio annunciata dai due compagni che camminavano con Abramo, e Dio gli dice che se ci fossero stati soltanto 10 giusti in questa grande città, egli l'avrebbe salvata. Furono trovati 10 giusti a Sodoma? No. L'unico giusto era il parente di Abramo, Lot. La moglie sì e no, vedremo perché. Due figlie obbedienti al padre.
più qualche persona che stava con loro, i servi e così via. Non arrivavano a 10. Allora, la preghiera di Mosè, pur essendo con tanto slancio fatta, non può essere esaudita. A Sodoma, città volontariamente corrotta, dove il livello del male aveva raggiunto il limite che ogni pensiero, ogni parola, ogni gesto fatto dai sodomiti erano ispirati dal diavolo e cose cattive, questa città dovrà essere distrutta come fu distrutto il mondo ai tempi di Noè col diluvio universale. La cosa principale per la quale questa città fu distrutta fu l'omosessualità, maschile e femminile, che è una perversione contro natura. Questi uomini vanno a casa di Lot, gli abitanti di Sodoma li vedono, sono belli, bellissimi, certo, due angeli materializzati. Un gruppo di uomini di questa città bussa con forza alla porta di Lot per dirci: dacci questi uomini, sono così belli, noi vogliamo abusarne. Non provare a impedirci di fare questo se non ti accoppiamo. Lot cerca di far risparmiare questi uomini agli abitanti di Sodoma offrendo le figlie vergini. Divertitevi con le mie figlie, ma lasciate perdere questi ospiti che lui sapeva erano di origine divina. Quelli non vogliono cambiare gli ospiti di Lot con le figlie. Si buttano per prenderli. Questi due ospiti fanno un miracolo, fanno un grosso fascio di luce che li acceca e impedisce a loro di penetrare in casa e vengono allontanati. Questi due angeli dicono a Lot di allontanarsi subito dalla città, lui, la moglie e tutto quello, e di andare via perché da lì a poco ci sarebbe stato la punizione divina, la distruzione di Sodoma e di Gomorra. Anche Lot cerca di trovare qualche punto di salvataggio. Lui, andando verso le montagne, sa che deve attraversare una piccola città, un villaggio diremmo noi. Dice: noi andremo lì, se no il fuoco che tu farai scendere su di Sodoma distruggerà. Siccome è ancora vicina a Sodoma, risparmia questa piccola città, se no moriamo anche noi. Questa piccola città viene risparmiata e prese il nome di piccola cosa in ebraico. Gli angeli avevano raccomandato a Lot e a tutti gli altri che quando andavano via non dovevano neanche girarsi per curiosità per vedere che cosa accadeva a Sodoma e Gomorra. La moglie di Lot fu vinta dalla curiosità, si girò e divenne una statua di sale, morì sul colpo. Fu punita da Dio per questo. Vedete, con Dio non si scherza, Dio è serio sulle sue cose. E dopo questo fatto, quindi furono distrutte due grandi città, noi qui in Italia sappiamo di Pompei, Sodoma e Gomorra, una cosa simile. Ma sempre tutto è avvenuto per il peccato della città, non per un semplice evento naturale. E adesso saltiamo altre parti, come potete leggere, la fine del capitolo 19, Abramo a Gerar, capitolo 20, dove lui nuovamente commette lo stesso errore fatto in Egitto con il faraone, cioè dice alla moglie che era bella di dire al re Abimelech che non era la moglie ma la sorella di Abramo, perché diceva così, perché se il re la voleva, perché era bella, lei doveva per forza di cose andarci, e se il re sapeva che c'era il marito a fianco a lei, l'ammazzava per prendersi la moglie.
Allora, per scampare il pericolo, dice: tu dici che sei mia sorella, se il re ti vuole per sé, vacci, ma intanto scampo, mi salvo la vita. Però Dio, come al faraone, parla ad Abimelech e dice: per questo peccato che stai per commettere, di andare con la moglie di un altro, io distruggerò te e tutta la tua famiglia e il tuo popolo. Abimelech si spaventa perché manifestazioni di Dio così non aveva mai avute. Dice: ma io non ho fatto niente di male, non sapevo che questa era la moglie di Abramo, pensavo che fosse la sorella. E allora dice: vabbè, perché sei innocente non avverrà questo disastro nel tuo popolo, però restituisci Sara ad Abramo. Abimelech si lamenta con Abramo: ma che cosa stai facendo? Tu momenti mi facevi morire con tutto il mio popolo, mi mettevi Dio contro, perché non mi hai avvertito? E dice: io ho fatto un patto con mia moglie perché abbiamo sempre il rischio della vita andando in giro, che mi uccidano per prendersi lei. E allora lei dice sempre che io sono il suo fratello e non il suo marito. Vede che Dio non è d'accordo con questo. E c'è una cosa molto bella che la punizione di Dio è stata già decretata, era pendente sopra di Abimelech, la moglie, le sue serve, erano diventati tutti sterili, nessuno più poteva avere figli. Che ha fatto Abramo? Ha pregato per loro e Dio guarì Abimelech, sua moglie, le sue serve e poterono ancora partorire. Quindi un miracolo di fecondità, ancora prima che lui, Abramo, sperimentasse il miracolo di Dio per se stesso, avvenne per la preghiera di Abramo. La preghiera di Abramo dunque comincia ad essere efficace, forte, e le grazie cominciano ad avvenire. Scusate un attimo. Cosa avviene ancora? Stasera leggeremo il capitolo 21 e vedremo come la storia della salvezza si incarna. Allora, è appena finita la storia con Abimelech. Abramo e Sara e il loro clan stanno sempre nel territorio del re Abimelech. Che cosa avvenne? Chi vuole con la Bibbia lo può seguire. Capitolo 21. Il Signore visitò Sara, come aveva detto, e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Abramo chiamò Isacco il figlio che gli era nato, che Sara gli aveva partorito. Abramo circoncise suo figlio Isacco quando questi ebbe 8 giorni come Dio gli aveva comandato. Abramo aveva allora 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Allora Sara disse: motivo di lieto riso mi ha dato Dio, chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Poi disse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato figli? Eppure gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Sara vide però che il figlio dell'Agar l'egiziana, quella che lei aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Dio disse allora ad Abramo: scaccia via questa schiava e il suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con il mio figlio Isacco. La cosa sembrò un gran male agli occhi di Abramo, a motivo di suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non sembri male ai tuoi occhi questo riguardo al fanciullo e alla sua schiava. Ascolta la voce di Sara in tutto quello che ti dice, perché
perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe, ma io farò diventare una nazione anche il figlio della schiava, perché è tua discendenza. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un odre d'acqua e li diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Ella se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'odre era venuta a mancare. Allora depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte al ristante di un tiro d'arco, perché diceva: «Non voglio vedere morire il fanciullo». Sedutasi di fronte, alzò la voce e pianse. Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo. E le disse: «Chi hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'odre e ne diede da bere al fanciullo. E Dio fu con il fanciullo che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese una moglie nella terra d'Egitto. Quindi manco il figlio di Agar, Ismaele, è un figlio sprecato, è sempre il figlio di un uomo prescelto da Dio, Abramo, e avrà anche lui il suo grande futuro con la discendenza dei popoli del deserto. Ma ora poniamo invece l'accento sulla prima parte di quello che abbiamo ascoltato, che finalmente la promessa fatta da Dio si realizza. Dice la Bibbia che si realizza nel tempo che Dio aveva fissato. Nel caso Non il caso, dal punto di vista storico, questo parto avvenne quando Abramo aveva 100 anni. 25 anni dopo, la profezia fatta da Dio su di lui per il bambino. Che cosa significa questo? Allora, se la fede è un cammino e ha degli stadi, dei passi, delle tappe indipendenti dall'età, dal cammino umano che fa una persona, lui, Abramo, matura il livello di fede necessario per avere il bambino dopo 25 anni e non prima. Quindi il suo sviluppo interiore occupa come tempo umano 25 anni. E tutto questo tempo, Sara ovviamente deve fare la stessa cosa, è un tempo fuori delle leggi della natura. Perché Abramo era vecchio, Sara sterile e soppassata la menopausa. Quindi era un tempo dove umanamente non poteva succedere più nulla. Invece in questo tempo si è maturata la fede di due persone nei confronti della rivelazione di Dio e il miracolo è potuto avvenire. Vi ricordate quante volte Gesù Cristo dice, quando guarisci i malati, la tua fede ti ha salvato? Ogni malato che va da Gesù Cristo, prima di incontrarlo, matura dentro di sé quella fede per poter dire col suo grido: «Signore, se tu vuoi puoi guarirmi. Maestro, che io ci veda», dice il cieco, e così via tutti quanti gli altri. Gesù Cristo non dice a queste persone: «Il mio potere divino ti ha guarito». Dice sempre: «La tua fede ti ha salvato». Perché dice: «Io posso fare i miracoli come e quando voglio, ma voi non potete, come quando volete, ricevere il miracolo. Quando la vostra fede arriva a quel livello giusto, potete ricevere il miracolo che ho pronto per voi». La tua fede ti ha salvato. Guardate, queste sono delle grosse
Indicazioni. Per esempio, se un malato, anche nel caso che era lebbroso, con tutto il corpo macellato dalla malattia, non faceva quel cammino per andare a incontrare Gesù Cristo, cammino che significava camminare malato, camminare sempre lontano dalla gente, camminare sempre senza avere la certezza che il giorno dopo si mangiava, perché loro dovevano vivere di carità. E non da tutte le parti ci stanno persone disposte a farti del bene. Quello ha dovuto fare un cammino duro per raggiungere Gesù Cristo e l'ha dovuto fare perché è una questione di vita o di morte, di salute o di malattia. Siccome l'ha fatto, lo voglio sì guarito. Se avesse pensato, beh, sarebbe troppo bello poter guarire, ma chi mi ci porta Gesù Cristo? Cammino così lungo, chi ce la fa a farlo? Io sono malato, potrei morire nel cammino. Quello ha pensato, sì, potrei morire nel cammino, ma tanto muoio lo stesso con la malattia, meglio che ci provo. C'è tutta come si dice, una maturazione interiore, dei passi, dei pensieri che vanno scalati, che vanno cambiati, che vanno corretti per poter giungere a quella limpidezza, trasparenza che è, ti metti a nudo di fronte a Dio, per il quale ti dice tu solo puoi tutto, io mi affido a te, a tua misericordia, ti prego guariscimi. Chi lo fa quest'oggi? Quando si parla e si dice alla gente che Cristo guarisce, tutti pensano alle cure, pensano che magari all'ultimo momento si possa trovare una cura straordinaria in qualche farmacia del Vaticano, qualche farmaco sperimentale in qualche università americana che costa 50.000 euro a pasticca o cose del genere. Ma nessuno pone fiducia in Dio. Si pone più fiducia in una pasticca, in un dottore, che non in Gesù Cristo, medico di anima e corpi. Allora, dov'è la fede? La tua fede ti ha salvato. Abramo matura la sua fede giusta, sufficiente per ricevere quella grazia. Il tempo si compie, il concepimento avviene, il bambino nasce perfettamente sano, anche se la mamma era così anziana. Capite che cosa? Il tempo di Dio quindi è il tempo spirituale, il quale sì si interseca con il tempo di questo mondo, il tempo materiale, ma un tempo suo. Nessuno può dire, beh, adesso c'è la luna, adesso può rimanere incinta Sara. Non esiste questo discorso nel campo della fede, è un discorso naturalistico. Il tempo si è compiuto, i passi della fede sono stati fatti, Abramo è pronto, Sara è pronta, benissimo, il bambino può scendere dal cielo e nascere sulla terra. E Isacco nasce. Allora, cosa straordinaria, un papà di 100 anni, una mamma di poco di meno, un figlio. Il nome Isacco è un nome particolare perché in ebraico significa ridere, ma ridere di gioia. Infatti, che cosa dice Sara? Motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me, non dirà senza mi piglia in giro, sarà così felice che ride di gioia. Allora questo bambino è Isacco. È la gioia fatta carne nella loro vita. Ma non la gioia di questo mondo, la gioia di Dio fatta carne nella loro vita. Allora, una domanda per questo incontro, nel foglio che riceverete, sarà questa. Ha mai sperimentato la realizzazione di una promessa di Dio? Sei partita tenendo ferma la sua parola per raggiungere quella cosa?
ripeto, un cammino di mesi, di anni, non so che cosa. Monica ha tenuto ferma dentro se stessa la grazia della conversione del figlio, sapendo che Gesù Cristo era venuto per convertire i peccatori e ha del suo sangue per questo, finché il figlio non si è convertito. Cioè 30 anni, 30 anni tiene dentro di te questa cosa. Qui non è soltanto il tempo di Dio nel caso di Agostino, c'è anche il suo tempo, perché Agostino doveva fare dei passi per i quali poter scoprire Dio. La mamma ha saputo aspettare e ha vinto lei. Agostino è diventato un grande santo. Allora c'è il tempo di Dio. Le cose funzionano bene quando impariamo a vivere i tempi di Dio. Per noi questo è molto difficile, perché noi siamo gli eterni bambini che vogliono tutto e subito. Ma Dio fa quello che fa un buon educatore. Allora, mettiamo un genitore che deve cucinare il pranzo per il figlio. Gli dice: ma io voglio la cioccolata. Ma se il bambino mangia cioccolata prima di pranzo, poi la pasta non la mangia più, la fettina non la mangia più, la verdura non la mangia più perché si intasa di quella cosa calorica, con gli zuccheri, eccetera. Ma la cioccolata non è il nutrimento di cui il bambino ha bisogno per crescere. La cioccolata servirà per giocare, per avere. Non è. Lui ha bisogno di più. Ma il bambino questo non lo capisce. Allora la mamma che deve fare? Dice: no, la cioccolata te la mangio a merenda tra 5 ore. Adesso il mangiare è questo. Ah, questo non mi piace. Allora mi mette a mangiare. Perché quella è la cosa necessaria per il figlio. Noi difficilmente vogliamo da Dio la cosa che è giusta per noi, non la sappiamo manco vedere qual è. Allora vogliamo sempre la cioccolata da Dio, qualche cosa che ci gusta, che ci dà tutto e subito, e non vogliamo fare la fatica di mangiare tutto il resto. Quanta polvere bisogna mangiare per camminare dietro al Signore? È tanta. Perché viviamo nel mondo dei peccatori, lo siamo per noi, per primi. Cioè, ha mai sperimentato la realizzazione di una promessa di Dio nella tua vita? Che Dio ha detto una cosa, hai camminato dietro questa parola e poi questa si è realizzata. E poi, ha mai provato la gioia che deriva dall'adempimento di una promessa fatta da Dio? Qui vedete. Ecco, ad Abramo e Sara, se fosse venuto parente ricchissimo, che direbbe: Abramo, guarda, io sto per morire, ti faccio erede universale, io ho 100.000 pecore, un gregge che si fa difficoltà a vedere quando finisce per quanto è grande, diventerai ricchissimo. Il pensiero di diventare ricchissimo avrebbe dato ad Abramo la gioia che finalmente il bambino è nato, la gioia di diventare ricco manco ci può stare sulla bilancia a paragone con la gioia che Dio ha portato a termine la sua promessa. Perché quella è una gioia spirituale e fisica insieme, quell'altra è una gioia solo materiale. Non ti arriva nel profondo. Abramo ha provato, quando ha avuto Isacco tra le braccia, che Dio non è un bugiardo, che lui mantiene quello che dice, che la parola di Dio è la cosa più certa che esista. Allora lui, umanamente parlando, ha fatto una scoperta grande, si è costruito interiormente con una roccia spirituale. Oggi chi crede alla parola di Dio? Chi pensa che Dio se promette una cosa la mantiene? Chi cerca quello che Dio dice per se stesso? La parola di Dio proprio oggi non interessa. Abramo ha provato che è così, ha scoperto un mondo, il mondo spirituale, che lui non conosceva, e si è formato interiormente. Così la moglie. Allora, questo livello di gioie
senza il cammino di fede non si possono sperimentare. Oggi, se uno è contento perché la Juventus vincerà l'ottavo scudetto, può dire vincerà la Supercoppa, ma cosa può essere questa gioia rispetto al fatto che sei diventato un credente? Che hai fatto una preghiera e quella è stata esaudita e tu vedi il frutto di quell'esaudimento della preghiera. Che Dio ha fatto un grande miracolo e tu sei stato non solo spettatore ma protagonista. Ho stato te perché quel miracolo si realizzasse. È una gioia infinita, molto più grande di quella di una gioia di questo mondo. Una gioia che viene dal cielo, una gioia spirituale. Che ci facciamo con le altre cose? Oggi abbiamo visto attraverso la vita di Sant'Antonio che quest'uomo è vissuto oltre 70 anni in un eremo, quindi senza la comunità. Allora un psicologo oggi dice, ma questo è una sociale. È vissuto senza la sua famiglia. Come fai a vivere senza gli affetti? Sei nevrotico, sei malato dentro di te. Senza quella cosa che oggi è così importante che nessun uomo riesce a farne meno di avere rapporti sessuali. Che se diceva Freud che lui era un super stuzzone, diceva che era veramente un nevrotico, un malato fortemente, questo Antonio, come si fa a vivere una vita senza rapporti sessuali? È contro natura. Beh, lui aveva così tanto da quello che stava vivendo nel suo eremo, che la mancanza di sesso, la mancanza di compagnia, la mancanza della sua famiglia, non gli hanno pesato, non ha avuto quelle gioie, ha avuto gioie di tenore talmente più elevate che quelle sono state sufficienti per fargli vivere una vita degna di questo nome. Questo è importante allora, scoprire le gioie di Dio. Ecco, allora così. La vita di Abramo, di Sara, totalmente trasformata, c'è un bambino, lui diventa il centro di questa famiglia, diventa l'erede, diventa il futuro, diventa... tutto cambia. Quando Dio tocca qualcuno nella sua vita cambia tutto e si aprono nuovi orizzonti meravigliosi, più grandi e più belli di cui stiamo vivendo. Ecco, allora voglia il Signore fare così con noi, abbiamo usato questa parola forte per quanto riguarda l'adempimento di una promessa del Signore, la Madonna ha fatto questa esperienza fortissima e l'ha annunciata a Maria, dico alla cugina Elisabetta, e viviamo nella pienezza di questa realtà. Ecco, preghiamo. Dio grande e misericordioso, accogli le nostre preghiere, vogliamo vivere questa parola tua che si incarni nella nostra esistenza. Che ogni promessa che tu fai a ciascuno di noi, la promessa della vita eterna, si possa realizzare. Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e ho preparato un posto, tornerò e vi prenderò perché siate anche voi dove sono io, nel cielo, nel paradiso, con tutto il nostro corpo, a vivere una vita di qualitativamente migliore di quella che stiamo vivendo adesso. Manda di onnipotente la benedizione e fa che questa parola trovi carne in noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia.